dalla Valle del Sarno, dove San Francesco ha trascorso periodi importanti della sua vita. Vogliamo lasciarci ispirare dal suo silenzio e dalla sua disponibilità ad ascoltare il Vangelo, solo il Vangelo, come diceva lui, sine grossa. E per fare questo ci introduciamo come sempre ricordando davanti a Dio la nostra vita. Confesso.
anche a noi, come al pubblicano tentito e fa, e ci apriamo alla confidenza nella tua misericordia per essere giustificati nel tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Carissimi, l'ambone che oggi inauguriamo per il servizio liturgico è la mensa della Divina Parola, da cui Cristo Signore ci offre il nutrimento primario e indispensabile per la vita cristiana. Disponiamoci a celebrare questo rito con il religioso ascolto e il fiducioso annuncio della Parola di Dio, perché diventi per noi spirito e vita. Preghiamo. O Dio, che chiami gli uomini dalle tenebre alla tua luce ammirata, accogli il nostro inno di benedizione e di lode. Tu non ci lasci mai mancare il nutrimento dolce e e convocandoci in quest'aula ecclesiale, continui a ricordare le meraviglie da te annunciate e compiute. Risuoni dunque, o Padre, ai nostri orecchi la voce del tuo Figlio risorto, perché corrispondendo all'azione interiore dello Spirito, possiamo essere non solo ascoltatori, ma operatori fervidi e coerenti della tua parola. Da questo amore i tuoi messaggeri ci indichino il sentiero della vita, perché camminando sul nome di Cristo possiamo giungere alla gloria eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dal libro del Siracide. Il Signore è giudice e per Lui non c'è preferenza di persone. Non è parziale a danno del povero e ascolta la preghiera dell'oppresso. Non trascura la supplica dell'orfano né la vedova quando si sfoga nel lamento. Chi la soccorre è accolto con benevolenza. La sua preghiera arriva fino alle nubi. La preghiera del povero attraversa le nubi, né si pieta finché non sia arrivata. Non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto e abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l'equità. Parola di Dio. Thank you.
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano, invece, fermandosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Parola del Signore. La preghiera del posto attraversa le nubi, né si quieta finché non sia arrivata. Per comprendere il senso di questa affermazione del Siracide, basta entrare nella parabola del fariseo e del pubblicano nel tempio all'ora della preghiera. Il fariseo si limita a ringraziare, scrupoloso nell'osservanza della forma, in piedi, pregando sottovoce, dicendo grazie per essere un separato, cioè un fariseo, uno lontano dal peccato. Il fariseo è una figura drammatica. Noi spesso consideriamo il fariseo l'equivalente di un ipocrita, perché uno che dice ma non fa. In realtà il fariseo non è un ipocrita, perché egli esegue puntualmente quanto prescritto dalla tradizione circa la preghiera. E più in generale, i farisei sono persone veramente rigorose, ma proprio in questo rigore esasperato sta, come vedremo, il dramma. E infatti, che cosa prescrive la tradizione spirituale sancita dal Talmud? Questa preghiera: «Io ti ringrazio, Signore mio Dio, di avermi fatto partecipe di quelli che siedono a istruirsi nella tua casa e non di quelli che siedono agli angoli delle strade, perché io, quanto loro, ci alziamo presto, io per avviarmi alle parole della legge, loro per avviarsi alla vanità. Ambedue corriamo, io verso la vita del mondo che verrà, loro verso la fossa della perdizione». Fin qui il
tutta la vita, più chiaro di così. Dove sta l'errore? Non c'è alcun errore finché non entra in scena l'altro, il pubblicano, cioè un essere spregevole che faceva la cresta sulle tasse degli odiati romani, un collaborazionista che sfruttava questo peso dei romani che sistematicamente saccheggiavano la terra di Israele, in particolare la povera gente, e per questo i pubblicani erano odiati da tutti. E il pubblicano che entra in scena in realtà non entra nel tempio, ma se ne sta all'esterno, e più che pregare alza neanche troppo la testa verso il cielo, ma prorompe in un grido, come dice il testo che abbiamo appena ascoltato. Non osava infatti nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: Oddio, abbi pietà di me, il peccatore. La parabola si conclude con quelle parole paradossali del Maestro, che continuamente si spiazzano e che costituiscono la forza sempre intrigante della parola di Gesù. Il pubblicano, dice Gesù, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Dove sta allora l'errore del fariseo? Non sta tanto nell'aver ringraziato, come prescriveva il Talmud, ma nell'aver istituito un confronto tra sé e gli altri, in particolare un confronto con il fariseo. E infatti, tra sé e sé, a sottovoce, il fariseo, in piedi, dice: e non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Qui sta l'errore, e qui sta la mancanza dell'autentica preghiera, perché pregare è invece accettare il confronto con Dio, che è l'unico che può veramente liberarci. Di fronte agli altri si può recitare: se rubi e hai buoni avvocati, puoi farlo franca, ma davanti a Dio no. Ecco perché in realtà molti, anche noi spesso, disertiamo la preghiera. Con tutte false quelle spiegazioni che diamo intorno a non aver tempo, a non essere concentrati, la vera ragione, lo dico anche a titolo personale, è che noi intuiamo che mettersi davanti a Dio costituisce un confronto esigente, perché di fronte a Dio non possiamo più recitare, e per questo spesso evitiamo questo tetto a tetto, perché sappiamo che di fronte a Lui non possiamo più raccontarcela. Ecco perché, senza accorgercene, finiamo per sottrarci alla preghiera, perché la preghiera è sì liberante, ma in un certo senso anche scarnificante, perché ci espone alla luce di Dio, e noi spesso invece preferiremo l'ombra della nostra vita. Ma ci può essere un modo sbagliato di pregare, che è quella di chi non si sottrae apparentemente a questo esercizio della preghiera, ma finisce per non dare mai la parola a Dio e per esibirsi davanti a Lui. Accade anche questo, per cui spesso la preghiera, intesa in senso formale, non è necessariamente la prova provata di una fede autentica, perché spesso possiamo in qualche modo imporre a Dio la nostra
parola, ed è quello che in un certo senso fa il fariseo. I ci svela invece la preghiera, ce la insegna proprio il pubblicano, che ripeto è un essere spregevole. Non stiamo parlando di una persona che susciti la nostra simpatia, tantomeno la nostra ammirazione. Però il pubblicano non osa neanche alzare la testa, non giudica nessuno, non si confronta con nessuno e soprattutto non cerca di difendersi davanti a Dio. Dice: abbi pietà di me, io, il peccatore. Si presenta perciò disarmato, ma consapevole della pietà misericordiosa di Dio. Questo, e concludo, è il Vangelo da annunciare. Questo è ciò che è più necessario al nostro mondo competitivo e spesso fatto solo di apparenze. E l'anno della misericordia che volge al termine è stata proprio questa grande proposta rivolta a tutti e che consiste nel riconoscersi disarmati davanti a Dio, nel non nascondere sotto il tappeto le nostre mancanze, ma nell'esporsi alla luce e alla forza di Dio. Questo, tra le altre cose, è per me ciò che ai bambini e ai ragazzi di oggi nel catechismo è più necessario offrire, dare cioè la speranza di una prospettiva più ampia, che non siano semplicemente le nostre anguste visioni, quella visione che solo Dio ci può garantire. Voi che state in riva al mare e che potete godere di questo orizzonte infinito, sappiate sempre tenere a mente che la fede è come il mare, ci restituisce sempre un orizzonte senza limite, ed è proprio questo ciò che ridà alla nostra vita ossigeno, ritmo, freschezza. E quando manca l'orizzonte della fede e la nostra vita si rimpicciolisce, si rattrappisce e finisce per essere semplicemente un confronto piccolo tra noi. Credo in solo Dio, Padre, Signore, Cristo, Dio, Padre, Dio, 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 Dio,
rende capaci di un autentico ascolto del Signore e delle persone a cui è indirizzata la nostra azione pastorale. Pertanto, il rito è il riconoscimento comunitario di una specifica vocazione e segno della fecondità materna della Chiesa, perché nella pluralità dei servizi, dei ministeri, delle collaborazioni alla scuola dell'unico Maestro Gesù Cristo, ci si apre alla missione di trasmettere la fede. Animati da questa certezza, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Ripetiamo insieme dicendo: attira tutti a te, oh Signore. Attira. Fa che tutte le nazioni riconoscono in te, o Padre, l'unico vero Dio, e in Gesù Cristo, il Figlio che tu hai inviato. Preghiamo. Manda come hai che la tua messa, perché il tuo nome sia glorificato tra le genti. Preghiamo. Tu che hai mandato discepoli a predicare il Vangelo, aiutaci ad estendere la vittoria della croce. Preghiamo. Rendici attenti e docili alla predicazione degli apostoli e coerenti con gli insegnamenti della nostra fede. Preghiamo. Tu che oggi ci chiami al tuo servizio per i fratelli, fa che siamo ministri della tua verità. Preghiamo. Confermaci nell'umile dedizione alla tua Chiesa, perché mentre insegniamo agli altri, siamo sempre pronti a imparare e a servire. Preghiamo. La grazia dello Spirito Santo guida le nostre parole e i nostri cuori, perché rimaniamo sempre nel tuo amore e nella tua gloria. Preghiamo. Guarda con bontà, Padre, questi tuoi figli che ti offrono per il servizio, che si offrono per il servizio della catechesi e delle varie attività pastorali. Confermali nel loro proposito con la tua benedizione, perché nell'ascolto assiduo della parola, docili all'insegnamento della Chiesa, si impegnino a istruire e a servire i fratelli e tutti insieme ti servano con generosa dedizione a lode e gloria del tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
preghiamo, sorelle e fratelli, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre e Onnipotente. Mistero della vita, gloria tua, Padre, nella gloria.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in cui io vengo il nostro Papa Francesco, con il Vescovo Domenico che presiede questa Eucaristia e tutto l'ordine dei sacerdotali. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili al potere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe e suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
Grazie.
preghiamo. Signore, questo sacramento della nostra fede compia in noi ciò che esprime e ci ottenga il possesso delle realtà eterne che ora celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore. Glorificate il Signore con la vostra vita e date in pace. Amen.